Buonasera e benvenuti in questo nuovo video su Pokémon Fire Ash. In questa parte è giunto il momento, esattamente quello che molti stavano aspettando. Andremo nella regione di Johto. Abbiamo finito tutti gli extra in cui abbiamo catturato alcuni dei Pokémon leggendari, anzi tutti i Pokémon leggendari rimanenti di Kanto, quindi abbiamo Moltres, Articuno, Zapdos, Mewtwo, Mew e addirittura Ho-Oh. Se non li avete visti, andatevi a vedere, li trovate in descrizione sotto forma di playlist oppure nel primo commento, sempre sotto forma di playlist. Detto ciò quindi, come si fa ad andare nella regione di Johto da Kanto? Bene, dovete innanzitutto parlare al professor Oak, una cosa che noi abbiamo già fatto. E il professor Oak vi consiglierà di andare appunto alla Lega di Kanto, perché è da lì che si raggiunge Johto. Quindi noi entriamo E eccoci qui, questo passaggio prima era chiuso ed ora possiamo passare. Questo è il confine tra Kanto e Johto. E noi siamo pronti per andare. Eccoci qui, percorso 45. Qui mi sa che non possiamo passare. Infatti ci dicono che sono nel mezzo di una battaglia e non possiamo passare. Possiamo scendere allora. Scendiamo lungo questo percorso. Nel frattempo vi ricordo di lasciare un bel mi piace al video, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Eccoci qui, siamo a New Bark Town. Eccoci arrivati. Allora, vediamo un po' cosa c'è in questa cittadina, eh? New Bark Town, the town where winds of a new beginning blow. La città dove i venti di un nuovo inizio soffiano. Il professor Elm è il nostro professor Pokémon. Sapevi che aveva studiato sotto il professor Oak? Immagino che chi ha visto il cartone se lo ricordi molto bene. Il professor Elm si concentra negli studi degli allevamenti dei Pokémon. Dell'allevamento dei Pokémon. Andiamo a parlare con il professor Elm allora. Lo sprite è un po' bruttino, posso dirlo? Tutto storto. Vabbè. Salve Glacial. Il professor Oak mi ha detto che saresti venuto a visitarmi. Guardate che belli però gli starter lì sul tavolino. Sense fuori dalla loro Pokéball. Mi ha detto di mostrarti quali sono gli starter di Johto. O Johto? Com'è che lo pronunciate voi? Johto o Johto? Io Johto, sempre pronunciato Johto. Questo è Chikorita, lo starter di tipo erba. Questo è Cyndaquil, di tipo fuoco. E questo è Totodile, di tipo acqua. Sfortunatamente questi sono per gli allenatori che stanno iniziando, quindi non posso dartene uno. Beh, giustamente noi appunto abbiamo già iniziato la nostra appunto avventura su Pokémon. Ok, puoi curarti i Pokémon a questa macchina qui, ci dice. Salve, assistente. Questo è un teletrasporto. Ah, è lui che ci dice che è il professor Elm ad aver scoperto le uova. Ok, noi ora possiamo passare da Kanto a Johto alle isole Orange. Sì, perché mi ha teletrasportato qui? Va bene, i dettagli. Ok. Quindi esploriamo anche questa cittadina, questa New Bark Town. La porta è bloccata, anche questa è bloccata. Così come a Biancavilla, le porte sono bloccate, ma non questa. Salve. There are all kinds of different experiences in Johto. Be sure to enjoy them all. Ci sono molte esperienze diverse a Johto. Cerca di godertele tutte. Ma sicuramente. Noi per ora dobbiamo capire come andare avanti qui, perché là è tutto bloccato. Questo sarà un nuovo allenatore. Oh oh, e lì avete visto chi c'è? Allora. No, io vorrei prendermi questo Heracross, bellissimo. Heracross. Ma certo, vieni con me immediatamente, Heracross. E noi gli diamo un soprannome, ovviamente non do mai soprannome ai Pokémon. Qui sopra troviamo una pozione. E questo mi fa già capire che probabilmente gli si è resettato tutto, no? Un Pinsir? A livello 6, sì, si è resettato tutto. Cioè, i livelli ora sono più bassi. Possiamo effettivamente farci una nuova squadra a Johto. Pikachu probabilmente lo terremo sempre. Però per il resto ci possiamo fare letteralmente una nuova squadra. Pinsir tra l'altro ci mancava. Catturiamolo. Per il Living Dex, vi ricordo che sto cercando di fare un Living Dex, almeno finché non mi romperò estremamente le balle di farlo, ma per adesso mi sto divertendo, quindi adoro il fatto che in questa ROM tu possa ottenere tutti i Pokémon, a differenza dei giochi Pokémon normali in cui c'è il mitico,
C'è il Pokémon esclusivo di una versione rispetto all'altra. C'è il Pokémon che devi prendere con l'evento, Kakaruto, bla 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 bla. Allora, io vorrei andare però ad un box per prendermi il mio Heracross. Vorrei prendermelo il mio Heracross e iniziare a lasciare giù questi Pokémon. Quindi direi di farlo, aspettate. Facciamo così, taglio e ritorniamo qui con Heracross. Rieccoci qui sul percorso 29. O meglio, 29, giusto? New Bark Town e percorso 29, sì. E vi faccio vedere che ho preso il mio Heracross. Ho anche lasciato un posto libero in squadra in caso in cui ci dovessero essere degli altri Pokémon iconici che ci danno subito. Così da iniziare immediatamente ad usare i Pokémon della regione di Johto. Non vorrei affrontare questa parte con Pikachu a livello 100 e Charizard a livello 200.000 che shot tutti, no? Non sarebbe una cosa molto divertente da fare. Quindi, eccolo qui il nostro Heracross, natura Hardy, che è una natura neutral che ci sta tantissimo. Ovviamente ha un attacco molto alto, anche 21 EV in attacco, che non sono male. Ha una difesa molto bassa, questo ci farà penare, perché vuol dire che andrà KO un sacco di volte. Ha delle EV in attacco speciale, ma non lo useremo mai. Ha una buona difesa speciale in realtà, e anche una buona velocità. Come abilità, Swarm, Power Ups, Bug Type Moves in a Pinch. Ovvero che se non sbaglio appunto quando è in difficoltà potenzia le mosse di tipo coleottero che attualmente non ha. Gli ho insegnato ritorno, aveva degli attacchi banalissimi, tipo fulmine sguardo, focale energia, quelle cose lì. L'unico attacco che gli ho lasciato è incornata, giustamente, non vuoi lasciare. Vuoi togliere incornata l'Heracross, cosa sei, un mostro? Ecco, gli ho insegnato però ritorno, Rock Slide e Earthquake, che a quanto pare poteva impararlo, quindi perché no? Perché non un bel Heracross con Earthquake? Poi mi sono tenuto in squadra Kingler per il suo falso finale, che mi permette di catturare facilmente i Pokémon di livello basso che ci sono qui. Pidgeot per volo, Pikachu perché lo terremo sempre in squadra, Pikachu. E Charizard così, per simbolo, per tenerlo un po'. Ora questo deve essere un allenatore. No, non è un allenatore. The Silver Conference is held up on Mount Silver. You can get there by going on Route 45. Qui dice che appunto questa conferenza è tenuta nel Monte Silver. Possiamo andarci dal percorso 45, che era il percorso su cui eravamo prima, tra l'altro. Abbiamo la nostra mappa. Eccola qua, Town Map, Use. Ok, siamo qui. Ah, giustamente una nuova regione, sì. Di qua ci sarebbe la Lega di Kanto, Indigo Plateau. Certo. Chi ha giocato Oro, Argento, Cristallo, oppure HeartGold Soul Silver, questa mappa sarà familiare, eh. Noi ora siamo qui. Route 29 e Route 45, qui ci sarebbe il Monte Silver, appunto Silver Conference, ma noi non penso che possiamo ancora andarci lì. Che però c'è un pigliamosche. Ci sono un sacco di Pokémon potenti, Pokémon coleottero potenti qui in giro. È fantastico, sì, effettivamente Pinsir e Heracross sono tipo i Pokémon coleottero più potenti che un pigliamosche potrebbe trovare, almeno nelle prime due generazioni. Eccolo qui un altro Pinsir. Heracross. Vediamo come se la cava Heracross. Rock Slide dovrebbe essere super efficace, infatti. Super, ok. Shottato e in più Critical Hit. Niente male. Heracross già a livello 7, buono. Però là sopra non c'era nulla, quindi non so perché mi sia addentrato in questa erba alta. Un altro Heracross. Heracross contro Heracross. Andiamo di Rock Slide di nuovo. Lui usa azione, va bene. E noi Rock Slide falliamo. Però ora lo colpiamo. Ah, flinciato addirittura. O meglio, tentennato. Ed ora un bel Horn Attack. Ottimo così. Altro livello per Heracross, livello 8. Dai, e proseguiamo. Possiamo andare qui sotto, vediamo un po' cosa c'è. Non sembra esserci nulla. Strumenti invisibili non credo ci siano qui. No, ok. A questo punto proseguiamo. No, non volevo saltare di qua. Volevo andare da questa parte. Quella mi sa proprio di allenatrice, con la Picnic Girl. Oddio, ma l'Heracross femmina ha un cuore! Sapete che non l'avevo mai notato? Vi giuro che non l'avevo mai notato che Heracross femmina avesse un cuore sul corno. Ma io lo volevo tantissimo catturare, una cosa del genere. A me piacciono anche le variazioni tra maschio e femmina, però non starò a farle per il Pokédex, per il Living Dex, perché va bene tutto, però no. A questo punto, guarda, ammazziamo pure lui e via. O meglio, lei. Ecco fatto. Tutti i punti esperienza, tutta salute, come direbbe qualcuno. Un Pinsir, abbiamo visto che Pinsir con una sassata va giù.
molto più facilmente. Quindi Rock Slide e addio. Questo però ci dà un botto di punti esperienza. Bella lì, a livello 9. Diamogli una pozioncina. Abbiamo ancora delle pozioni normali, giusto per non bruciare. Sì, ne abbiamo trovata una effettivamente. Eccola qui, due ne abbiamo. Esatto, giusto per non bruciare delle super pozioni. Allenatrice, la prima allenatrice di Yoto. Adoro il baseball, ci dice. Ok. Sarebbe stato bello, tipo, affrontare questa tipa con Charizard a livello 70. Va bene, allora, Horn Attack. Niente male, Heracross, niente male davvero. Pochissimi punti esperienza, tra l'altro. PG. PG, usiamo Rock Slide. Ok, lui usa Quick Attack. E addio. Beh, effettivamente è a livello 9. Un Rattata. Continuiamo con Heracross. E un altro Heartquake. Un altro Incornata, volevo dire. Ok, ma quanto cavolo sei forte? Sì, sarebbe bello se questo dialogo l'avesse fatto dopo che l'avremmo dopo che l'avessimo trittata con Charizard, tipo. Ok, un Butterfree. Questo potrebbe darci un bel po' di punti esperienza, quindi direi di tirarlo giù. Ah, attenzione, resiste. Usiamo ritorno allora. Ok, infatti ci dà molti più esperienza, molti più punti esperienza di quella dell'allenatrice. E lì vedo un altro Pokémon, tra l'altro. Vedo anche uno Stantler. Ok, non dovremmo ucciderlo con un ritorno, in teoria. Infatti, facciamo un altro ritorno sperando che non faccia tutto colpo. Perfetto, e catturiamolo. Questo è un nuovo Pokémon, in tutto e per tutto. Così come Heracross. Che effettivamente avremmo dovuto catturare per il Living Dex, perché i Pokémon di Ash non li conto. Mannaggia me, avrei dovuto prenderlo. Vai, catturiamolo di nuovo, questo Stantler. Dai, entra però, eh. Ole, bravo Stantler. 144 punti esperienza. Ecco fatto. The curved antlers subtly change. Subtly change the flow of air to create a strange space where reality is distorted. Ok, avete capito tutto, ragazzi? Va bene, se non sbaglio dice che le sue corna storte creano, modificano l'aria intorno a sé in modo da creare uno spazio in cui le percezioni sono distorte, una cosa del genere. Rock Slide. Il nostro Heracross che si pompa un casino va a livello 10. Endure. No, grazie. E siamo fuori dall'erba alta e qui c'è un Chikorita. Chica chica. E eccolo che scappa. E niente. Siamo rimasti senza Chikorita, ragazzi. Che si fa? Scappato. Questa ci sfida. Non guardare al mio Donphan in quel modo. In che senso? Come l'ha guardato il suo Donphan? E soprattutto, sta parlando di un Pokémon, vero? Non è un nome per qualcos'altro, no, non è un nome per qualcos'altro. Poi spiegami come ha fatto ad ottenere un Donphan a livello 2. Ora sei una cheater? Cheater totale, sta tipa. Un altro Donphan. Oh, qua sarebbe servito effettivamente. Magari catturare prima Chikorita, così che avrebbe preso un botto di punti esperienza. Tirando giù questi Donphan. Tipo sarebbe andato minimo a livello. Non so a che livello lo prenderemo. 5 forse. Sarebbe andato tipo minimo a livello 7, immediatamente. Sì, tutti con Endure davvero, ma che infami. Vai. Donphan. Di nuovo. Va bene. Horn Attack. Ecco, anche lui è Endure. Roll out e ritorno. Ecco fatto. Mi dispiace. Perché ti dispiace di cosa? Pensavo tu volessi il mio Donphan. Ma chi lo vuole il tuo Donphan? Guardate, io a questo punto fermerei il video qui perché abbiamo già fatto. L'arrivo a Johto. Heracross, il professor Elm. E ci siamo pure presi anche un paio di nuovi Pokémon come Pinsir e Stantler. Quindi io sono soddisfatto di questo video, spero che sia piaciuto anche a voi. Vi ricordo di lasciare un bel mi piace se il video vi è piaciuto, di commentare e di iscrivervi al canale per non perdervi i prossimi caricamenti. Da Glacial Sphere è tutto, al prossimo video!